Stasera, il giorno 16 dicembre, presso il Bar Minerva a San Donato Milanese, Patrizia Bernini, Patti per gli amici, presenterà il suo primo libro, Una Valtellinese emigrata in Messico. Patrizia è valtellinese. La mia domanda è: perché dopo lunghi anni hai deciso di rendere pubblico quello che tu hai sempre vissuto come un diario di bordo, così come tu lo definivi, e che trasformandolo quindi in un libro e non più in una raccolta di ricordi? Era importante per me trasferire tutto quello che avevo annotato su pezzi e fogli di carta, quello che avevo vissuto in Messico in questi lunghi 12 anni della mia vita, e sentivo la necessità di farlo conoscere soprattutto alle persone che mi conoscono e anche persone che non mi conoscono, per far capire cosa vuol dire oggi come oggi, ancora oggi, una migrante doversi trasferire, lasciare la propria famiglia, la propria cultura, integrarsi in una nuova cultura, che in questo caso era il Messico. Chi è che può essere interessato quindi a leggere questo libro? Credo tutte le persone, giovani, maturi, non maturi, persone che non amano leggere, perché comunque è una mia biografia, è un qualcosa di mio. E come mi disse l'ultima volta una persona, mi disse: fin quando lo resterà come diario di bordo non potrai mai farlo conoscere. E non è solo un diario di viaggio, questo non è viaggio, è la mia esperienza, quello che io ho vissuto in quegli anni. Quindi, se non è un diario di viaggio, ma è la tua esperienza, qual è lo scopo della vendita di questo libro? Lo scopo è che il ricavato della vendita di questa mia biografia sarà devoluto a una persona che io ho conosciuto, molto importante per me, e sta diventando un amico. E quindi questa persona che fa parte di un progetto importantissimo che si chiama Specchio dei Tempi, potete conoscerlo attraverso la pagina di Facebook, quindi attraverso internet, sono persone che si aiutano il prossimo, aiutano le persone anziane, le persone in difficoltà. Tolte le spese, diciamo, editoriali e tutto quello che c'è stato dietro questa grande lavorazione, che per me è stato un grande lavoro, con l'aiuto attraverso anche di mia figlia, lo scopo alla fine finale è quello che tutto quello che verrà ricavato sarà devoluto, e personalmente ne seguirò tutto il percorso. Allora, tu avevi già, non sei nuova a questo genere di iniziative, nel 2009 avevi già fatto una raccolta di materiale didattico e di indumenti per bambini dai 3 ai 6 anni residenti in Messico, dove facevi parte all'epoca della protezione civile. La raccolta ebbe un grande successo grazie anche all'aiuto dei tuoi concittadini valtellinesi che collaborarono con te. E questa volta vuoi riprovarci, ma questa volta la raccolta è destinata agli anziani in difficoltà. È così? Sì, esatto, esatto. Credo che forse per l'età, forse per, diciamo, questi ultimi anni mi sono soffermata maggiormente su quella figura, diciamo, debole, la figura che spesso oggi in Italia è considerata come la terza età, dove le persone anziane spesso sono in difficoltà, purtroppo per quello che sta accadendo, e questo a livello mondiale, non stiamo parlando solo dell'Italia. E credo che l'anziano viene lasciato alle volte in disparte, poi perché i figli crescono, se ne vanno, quindi è spesso per un problema socio-economico ha difficoltà a arrivare a fine mese, e ce ne abbiamo tantissimi in Italia, penso in ogni paese, penso anche, purtroppo lo dico, anche nella nostra Valtellina. Trattandosi quindi di una sorta di evento, di raccolta di beneficenza, diciamo così, ci sarà la possibilità per gli acquirenti del libro, per i tuoi lettori, per tutti quelli che ti vorranno seguire, di essere aggiornati sullo stato dell'iniziativa, dell'utilizzo dei fondi?
Sì, certamente, perché in questo caso sarò in prima persona, sarò io che metterò la mia faccia e quindi sarò io che darò prova alle persone anche lontane. Io ho conoscenze anche in Sardegna, in Sicilia, insomma, dal nord al sud, dove magari giustamente io dirò, signor Tizio Caio ha comprato il libro e quindi alla fine di ogni mese dirò esattamente quanto, diciamo, quanto ho venduto e con i vari nomi, quindi poi alla fine facciamo l'ipotesi, fine mese saranno entrati 100 euro, sappiamo che poi questi 100 euro verranno, verrò attraverso comunque Angelo Conti, consegnati alla persona, e lì ci sarà il filmato, ci sarà la ripresa, cioè sarò io in primis che mi assumo la responsabilità. Chi vorresti ci fosse oltre ad Angelo Conti all'evento del 16 dicembre a San Marco? Le persone che mi conoscono, io lo so che tante vivono lontanissime, però le persone che comunque ci tengono a me e che dimostrano che veramente sono amiche con la maiuscola e che faranno qualsiasi sforzo per esserci, ma non solo perché sarà un modo per rivedermi, ma anche perché così potranno acquistare il libro e quindi un passaparola. E soprattutto condividere con me questa gioia, questa grande voglia che ho voluto da tanti anni. Questo grande sogno messo in un cassetto che finalmente è uscito, non è più mio questo diario di bordo, ma è per tutti, per far conoscere non quello che io ho vissuto, ma quello che potrebbero in futuro altre persone provare sulla propria pelle. Grazie, Patti. Grazie a te.